Salve, oggi vi faccio vedere il mio ultimo lavoro. È un mini fatto per una ragazza che me l'ha richiesto e volevo condividerlo con voi. Ho fatto questo tipo di album. Di solito faccio un'altra rilegatura, lo faccio o con la spirale o con le anelle, però ho voluto farle in questa maniera a mo' di libro. Poi gli ho messo un po' d'alcantara, rifinito con le forbici sbacchettate, messo alcuni strass, poi ho messo questa rosellina e il fiocchetto, che l'ho fatto, la rosellina l'ho fatta io, e un po' di pizzo. Poi nella prima pagina, vediamo, nella copertina ho fatto questa tipo taschina per un portatag. Poi andiamo avanti. Ecco, in questo ho voluto fare in questa maniera e ho messo una bustina che l'ho fatta con, ho comprato l'attrezzo per fare le buste. Poi ho fatto questo motivo, questo è un motivo che l'ho fatto con un ponche della Martha Stewart. Poi ho fatto questo fiore, questo l'ho comprato, mentre questo l'ho tagliato con la Silhouette Cameo ed è un fiore. Un centrino che l'ho fatto io. Poi dentro vedete c'è una tag con una tasca e dietro si può scrivere. Anche qui ho fatto una tasca e due tag gli ho messo, quindi anche in queste si può scrivere, si può mettere infilare delle foto, vedete voi. Poi ho fatto questo, anche qui una tasca con una tag, la foto va qua oppure qui. Poi ho fatto questa, anche questa, scusate, è una tasca con una tag con la sua maniglietta da tirare su e ho inserito due tre strass. Questa invece l'ho fatta da questa parte qua, sempre che qui c'è una tasca in più, dietro si può scrivere come uno preferisce. E arriviamo all'ultima pagina, vedete anche questo lo stesso motivo, la stessa targhe, anche qui un portatag, una taschina, sempre il motivo con il punch di Martha Stewart. E questo è la copertina, il retro della copertina. Dietro, insomma, la parte dietro dove ho messo una tasca e un portatag, e questo è tutto. Ho voluto condividerlo con voi, spero che vi piaccia. Accetto anche ordini. Ciao.